ad uscire, com'è andata? Bene, tranquilla. Ho finito presto perché ho scelto la traccia subito. Che traccia hai fatto? Insomma, la D, che sarebbe il tema generale, sulle periferie. C'è un'intervista di Renzo Piano sulle periferie, su quanto sono fragili, però quanto, anche quanto sono importanti. E su quello ho lavorato, insomma. Ti è piaciuto quindi il tema, questa traccia? Sì, mi è piaciuto anche perché abitando a Roma, quindi le periferie sono una realtà grande, importante. Ho potuto svilupparle al meglio, insomma. Secondo i miei interessi sono attualità, politica, società. Le tracce erano abbastanza difficili, però comunque fattibili. Tu quale hai scelto? Io ho scelto quella di ambito socio-economico, che partiva, diciamo, dall'atterraggio sulla Luna e quindi lo sviluppo delle prime associazioni ambientaliste, che arrivava fino poi all'immigrazione. Ieri sera un po' di ansia c'era, però alla fine si è rivelata più facile del previsto. I più dicevano Pirandello, D'Annunzio, alcuni hanno detto addirittura Pascoli, comunque era uno, cioè ci aspettavamo uno di questi grandi autori di quest'anno, invece è uscito Quasimodo, che ovviamente è stata una scelta che un po' ha lasciato tutti spiazzati. Però alcuni coraggiosi che hanno preso l'analisi del testo, perlomeno in classe mia, penso ci siano stati, quindi. Com'è andata? È andata. Bene, male. Speriamo bene. Che tracce avete scelto? Tema saggio breve, tema storico-politico. Saggio breve, ambito tecnico-scientifico. Tema storico. Hai fatto qualche rito scaramantico tu stamattina? Sì, ho toccato l'ultimo scalino della mia scala prima di entrare in classe. Tu l'hai fatto? Certo. Anche te? No. Ecco. Domani lo devi fare. Domani lo devo fare. Non me lo dite, che ne so io. Si tocca lo scalino? L'abbiamo già toccato. Sì. Siamo venuti qua ieri sera a cantare notte prima degli esami. No, Giulio abbiamo Cesare. Cantato Giulio Cesare perché notte prima degli esami porta male, però poi l'abbiamo cantata lo stesso. Ah, porta male? L'abbiamo cantata lo stesso, quindi. Sono una comunque molto scaramantica su queste cose, quindi anche per esempio la disposizione delle penne quando sono entrata in classe, cioè come subito mi sono messa con le quattro penne Bic tutte uguali, allineate, quindi comunque un po' di scaramanzia c'è sempre sicuramente. La penna che mi ero conservato, questa qua, ho detto la porto agli esami e la sono portata. La porti quindi pure domani? Sì, sì, certo, assolutamente. Fare sempre questo, ecco. Non ho provato ansia, non la provo ora, non l'ho provata durante. Erano più preoccupati i miei genitori e tutta la mia famiglia, io sono abbastanza tranquilla, sì. E adesso li hai chiamati per tranquillizzare? Ancora no. Domani sì, è più problematica la cosa, però verremo con la civetta di Atena, la protezione di tutte le dee del greco e ce la faremo. Io confido nella scesa divina dello Spirito Santo, perché il greco non è assolutamente la mia materia, però speriamo bene, ci si prova. Allora, in bocca al lupo per domani, grazie.